Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci troviamo qui nella parte posteriore della Citroën Xara Picasso per andare a sostituire gli ammortizzatori posteriori che, come vedete, sono arrivati non alla frutta di più e dovremo andare a togliere da qui. Allora, per prima cosa ho alzato la macchina su entrambi i due cavalletti perché poi ci servirà il click libero per poter alzare questa parte qui per poterli andare a sfilare. Allora, io ho scelto come ricambio TRV, che mi trovo molto bene con questa marca, o questa o Monroe di solito. Questo è il codice per chi volesse andarselo a acquistare. Dopo ve lo faccio vedere bene. Comunque sembrano molto ben fatti, andranno montati così al posto di questi vecchi ammortizzatori che probabilmente sono quelli della casa. Allora, per prima cosa, utilizzando uno svito, uno sbloccante, andiamo a lasciarlo agire un po' qui sotto, in modo tale che si allenti il tutto più facilmente, perché altrimenti le viti saranno durissime da smontare. Quindi iniziamo a spruzzare lo svito, lei lo lasciamo agire per qualche minuto. Ok, allora vi aggiorno sulla situazione. Allora, utilizzate tanto 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 svito, perché naturalmente, se come in questa macchina presumo siano ancora gli originali, gli ammortizzatori hanno 15 anni, serve veramente molto svito. Allora, come vedete qui sotto ho messo una bussola da 24 qui dietro e poi con una chiave da 24 mm si va ad allentare questo dado. Ci ho voluto veramente tanto tempo perché non voleva venire. Per quanto riguarda invece la parte dietro, che ora vi mostro, qui dietro ho utilizzato una bussola da 24 perché praticamente quello che c'è qui è da 14. Io non ce l'ho, ho visto che si incastra tranquillamente la bussola da 24 con una chiave, e sempre con la 24 andiamo a mollare questo dado qui piano piano, naturalmente. E qui dietro, come avete visto, ho messo la bussola da 24 per tenere fermo questo, essendo che si attacca a terra non si muove più. Allora, l'ideale, ho provato ad utilizzare lo svitatore, ma ci vorrebbe la bussola da 24, quella lunga. Io non ce l'ho e quindi devo procedere a mano con la chiave inglese. Però vi consiglio, se avete un avvitatore, di procurarvi una bussola da 24 grossa. Io per la prossima volta me la procurerò per andare a svitare un po' il tutto, altrimenti si bestemmia in 12 lingue. Quindi niente, adesso finisco di svitare questo dado, questo qui sotto, e poi vi aggiorno. 1 hour later. Ok, allora, dopo molta fatica sono riuscito a togliere finalmente questo bullone. Sono riuscito anche se non avete una 14, con una 12, comunque qui dietro riuscite lo stesso a tenerlo. Quindi piano piano toglie. Qui invece, come vi ho detto, mettete una bussola da 24 sul dado che c'è qua posteriore e pian piano qui svitate questo dado qua. Ok, allora, adesso quello che dobbiamo andare a fare è alzare questa parte in modo tale che qui l'ammortizzatore, perché come vedete le viti non escono perché è in tensione, quindi andiamo adesso a sollevare qui la macchina e a mettere il click qui sotto in modo tale che si sollevi un po' e riusciamo a rimuovere questi due bulloni. Ok, allora, ho messo qui il click, qui dietro, subito dietro il tamburo, l'ho sollevato e se andiamo a vedere adesso, faccio vedere, i bulloni, vedete che si muove sia di qui che di qui. Vedete? Si muovono molto meglio, perché prima erano completamente bloccati perché il bullone è quello che alla fine tiene l'ammortizzatore. Quindi li spingiamo, se serve utilizziamo un cacciavite con un martello e li spingiamo tutti in fuori, in modo tale che li andiamo a levare. Vedete, questo si è levato con molta facilità. Come vedete qui dietro, come vi dicevo, è una bussola da 14, quindi nel caso procuratevela, se no, ripeto, la 12 si incastra ma ogni tanto fa un po' di fatica naturalmente. Mentre invece quello sotto, che è qua, quello sotto è qui, è un po' più duro. Vediamo se adesso utilizzerò magari la 24 e lo vado a mollare. L'ammortizzatore comunque si muove. Allora, sopra si è staccato. Vediamo un po' se riusciamo a mano. Boh, perfetto. Non è servito niente. Questo è il secondo bullone. Allora, adesso, prima di andare a montare gli altri ammortizzatori, dobbiamo andare a pulire bene questi dadi qua, tutto anche qui dentro,
sia qui che sopra, li andiamo a pulire bene. Speravo che la TRV li mandasse, invece no, ci sono delle case che li mandano. Adesso niente, controlliamo anche l'ammortizzatore. Mamma mia, vecchiotto, guardate qua che schifo, completamente andato. Allora, che cosa, perché li vado a cambiare? Che cosa mi è successo? Succedeva che quando, cioè, alzavo la macchina col crick, ad esempio, questo qui, cioè praticamente la macchina mi restava storta per qualche metro, poi si riassestava. Cioè, sono proprio scoppiati, ma vedete anche voi qui, guardate. Guardate quello nuovo. Messi a confronto. Metteteli sempre a confronto, anche quando li andate a montare, per vedere che siano più o meno gli stessi. Sì, magari cambia un po' la forma, ma bene o male deve essere tutto uguale. Quindi niente, adesso andiamo a liberare il nuovo ammortizzatore. Andiamo a metterlo in tensione. Ok, perfetto. Sono completamente identici. Qui c'è la sua cuffietta. Non so perché è staccata, perché non sia così. Non so se va attaccata così, in questo modo, non lo so. Dovrebbe essere così, e quando va giù si piega tutta così, presumo. Non ci sono fascette o altro, non so, devo controllare. Comunque niente, metteteli sempre a confronto e vedere appunto che siano della stessa misura. Come vi ho detto, andiamo a pulire adesso le viti, le sedi delle viti qui, mettiamo Svitol anche all'interno qui dei vari fori, all'interno qua e qua sopra, dove c'era l'altro ammortizzatore, in modo tale che facciamo un lavoro fatto bene. Niente, mi preparo e poi dopo ci aggiorniamo. Allora, dato una bella pulita col pulitore dei freni, un po' di carta sia qui che dentro qui, adesso l'immancabile pasta a rame, mettiamola su tutto il filetto, non evitare che se dovesse succedere di doverli sostituire nuovamente, mettiamola bene in tutto il filetto e la mettiamo anche un po' sulla parte qua e mettiamo un po' di qua. Comunque l'importante è il filetto, che sia comunque ramato, in modo tale che appunto eviterà l'ossidazione nel tempo e sarà anche più facile per chi dovrà sostituirli in futuro, perché io non penso che li cambierò nuovamente. Niente, allora per ora vi dico che l'ideale sarebbe appunto avere una brugola da 24, da 14 scusate, per il dado posteriore in alto, e una bussola da 24 lunga. Adesso faccio entrambi qui, poi gliene metto un po' così, giusto per, giusto una sporcata, non è che serve chissà che cosa, però in modo tale che scivoli anche molto più agevolmente. E poi mettiamola anche dentro alla filettatura qui, almeno non si crea ossido. Allora, fatte le due viti, allora la TRV ci chiede di 4-5 volte di premere l'ammortizzatore verso il basso e poi rilasciarlo. Quindi andiamo a premere l'ammortizzatore, lo premiamo in modo tale che l'olio che c'è all'interno, diciamo, vada in circolo, una roba del genere. Sono, non saprei essere più preciso, però comunque mettetelo a terra e fate questa operazione di spingerlo verso il basso. Ok, perfetto. Si sente proprio che c'è l'olio che si comprime, non so, cioè si comprime qualcosa qui dentro e poi dopo non si sente più. Ok. Direi che può bastare. Ok, allora, avendo fatto questa operazione, andiamo adesso ad andare a rimettere il nostro ammortizzatore di sopra. Quindi ricordiamoci che la parte qua gommata, la parte che va in alto e la parte sotto, dove ci sono le scritte e tutto, va in basso. Allora qui, nelle parti sia sopra che sotto, non c'è un verso, cioè potete metterlo come volete, tanto qua ruota, quindi potete, sono completamente identici, quindi non si può sbagliare, non c'è un verso. L'importante è che vi ricordate appunto che la parte questa qui va sopra e questa sotto, semplicemente così. Allora io inizierei dal basso,
quindi prendiamo il nostro ammortizzatore, facciamo passare dietro dove ci sono i fori. Inseriamo la vite all'interno. Adesso c'ho la telecamera in mezzo. Eccolo qua. Ecco qua. La vite è entrata. Come avete visto è scesa anche un po' di olio, perché all'interno del foro ho messo lo svita per facilitare. Allora, quindi qui iniziamo ad avvitare finché riusciamo a mano. Mettiamo prima la parte bassa e poi andremo a comprimere un po' la parte alta. Andiamo a mettere quello sopra. Ottimo, ho lavorato anche giù. Comunque, niente, adesso stringiamo un po' questa vite qui e poi andiamo a fare la parte sopra. Ok ragazzi, allora non ho ripreso perché non c'era lo spazio. Comunque, per andare a mettere la vite superiore dovete comprimere l'ammortizzatore, lo spingete verso il basso in questo modo qui, inserite la vite e poi quando vedete il foro inseritela subito, altrimenti questo qui naturalmente risulterà più lungo. E niente, quindi adesso ci sarà da ridere per stringere le viti. Comunque qui il bullone l'ho quasi stretto tutto, e adesso andiamo a mettere l'altro bullone. Ricordatevi che i bulloni vanno davanti e la vite, diciamo, la dobbiamo inserire dietro. Ricordatevi questa cosa. Ricordatevi sempre, quando smontate, di guardare sempre come sono montate le cose, così non sbagliate. Adesso finché riusciamo andiamo a mano, quando vediamo che inizierà a girare a vuoto, come in questo caso, vuol dire che bisogna tenere per andare a stringere del tutto il bullone. Vedete che gira a vuoto, vuol dire che qui dietro è libero e si muove. Qui dietro, come ho fatto prima, ho inserito la chiave. E adesso niente, vado a stringere prima questa vite e poi questa. Se avete una bussola lunga e potete fare questo lavoro in maniera perfetta, ricordatevi che questo bullone va stretto a 85 nm, mentre invece questo sotto a 75. Quindi niente, adesso lo vado a stringere sia sopra che sotto e basta, praticamente il lavoro è ultimato. Ci aggiorniamo dopo per le considerazioni. Allora ragazzi, volevo un attimo concludere il video. Per quanto riguarda la parte destra, al lato destro, siccome qui sopra in questo bullone non si arriva, bisogna per forza allentare la ruota di scorta e farla scendere. È obbligatorio, perché non si arriva sennò a mettere una chiave qui dietro. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, se non avete una 14, ma procuratevela per praticamente questo dado qui, che è da 14, faccio vedere bene alla luce, potete mettere, come ho fatto io, del nastro isolante, così si va a bloccare e ci permette sia lo smontaggio e il rimontaggio. O se no, sempre qui dietro potete utilizzare anche una chiave come queste, che va a bloccare praticamente il dado qui e quindi ci permette appunto di svitare o avvitare a seconda di quello che ci interessa fare. Volevo concludere con questa cosa perché magari dal lato di là è più semplice, di qui dobbiamo fare assolutamente questa operazione perché altrimenti non riusciamo a mettere su la chiave. Ok ragazzi, allora lavoro è concluso, ho tolto il crick da qui in modo tale che si sia liberato l'ammortizzatore. Di sopra, come vi ho detto, ho stretto, cercato di stringere il più possibile. Naturalmente comprerò poi una bussola da 24 per andare a stringere con la dinamometrica. Ricordatevi, il bullone di sopra a 85 nm e quello sotto a 75 nm. Questo lo farò in un successivo momento. Comunque, il lavoro ci sono volute un'oretta e mezza per un ammortizzatore, non avendo anche tutti gli attrezzi, se no ci sarebbe voluto meno. È tutto ben fissato, quindi siamo a posto. Ogni quanto andrebbero cambiati gli ammortizzatori, diciamo che non c'è una scadenza, però ad esempio quando iniziano a fare rumori o sentite rumori al posteriore o altro, quello è il momento di andare a cambiare.
diciamo tra gli 80-120 mila chilometri, poi ci sono ammortizzatori che già a 50 mila scoppiano. Comunque controllate sempre anche qui che non esca mai olio e altro, perché quando inizia a uscire olio vuol dire che la macchina, cioè che gli ammortizzatori sono andati. Oppure quando vedete che la macchina rimbalza in questo modo, quando prendete le buche o sentite dei rumori al posteriore, potrebbero essere gli ammortizzatori che sono scoppiati. Comunque, adesso non mi piace molto questa cuffia, non so se andarla adesso a mettere così e poi mettere qui sotto una fascetta, non lo so, però tanto la fascetta penso che mi salterebbe via. E niente. Comunque questo è il lavoro da fare, ricordatevi appunto, non è un lavoro difficilissimo, è solo questione di allentare i bulloni e tutto che sono incriccati, per il resto è abbastanza semplice. Comunque, prendetevi tutto il tempo come sempre necessario a fare questi lavori. Comunque ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. E come sempre ragazzi, spero di aver fatto un video gradito a chi ha questa macchina, così può andarsi a effettuare il lavoro da sole. Va bene, ciao ragazzi, alla prossima!